Mister Schiazzo, un 1-0 che lascia ancora i giochi molto aperti in vista del ritorno. Come si affronterà dopo oggi, dopo quello che ha visto oggi in campo, la partita di finale poi? Come i primi 20 minuti, sperando di non prendere gol, perché i primi 20-25 minuti credo di aver fatto molto bene e il finale credo che con un po' di fortuna a parte nostra poteva prendere un gol. Non l'ha preso, e come noi poi non abbiamo preso il secondo o il terzo, perché il finale ha preso due traverse importanti, però ti dico, secondo me poi certo, se contiamo le occasioni del gol, il finale ha preso due traverse, quindi però credo che nell'organizzazione di gioco e di stessa di campo non abbiamo demeritato, abbiamo fatto bene, devo dire bravi ragazzi, bravissimi nel finale perché ha fatto un gol e non ci ha fatto fare neanche un tiro dallo specchio della porta. Quindi complimenti al finale, sapevamo d'altronde se 8 partite prendi un gol, qualcosa di dietro devi avere come fase difensiva. Credo che abbiamo tutti i mezzi per poter, con un po' di fortuna, ribaltare il risultato. Oggi, no, se poi non dovesse accadere, bravissimi lo stesso, tutti così. Se non avessero detto a inizio del campionato che mi giocavo il quarto di finale per andare in Serie D, ci avrei messo la firma. Così è stato, bravissimi tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno lottato fino all'ultimo. Oggi l'avete preparata per aggredire il finale fin dall'inizio e per aggredirlo e tenerlo nella propria metà campo. Cosa vi faceva più paura di questa squadra e cosa pensavate di esaltare giocando in questa maniera? Noi abbiamo preparata sì il porto finale, ma è quello che ci ha portato fino qua. Non so se tu hai visto delle altre partite con l'Atletic, con Baiardo, lo stesso con Ligorna, abbiamo provato ad aggredirlo. È il nostro modo di giocare. Per 25 minuti ha dato bene, poi il gol ha scombussolato un po', diciamo, tra virgolette, i piani, ma il calcio è fatto di queste cose qua. Basta poco per spostare gli equilibri, probabilmente se avessimo pareggiato cambiavano gli equilibri a nostro favore. Almeno, di solito gli aspetti psicologici sono molto importanti nel calcio. Io dico, poi il gol vado, poteva essere fallo, non lo so, non mi metto neanche a discutere. L'arbitraggio c'è, grazie che ci sono, voglio dire, non è troppo riduttivo ora dare la colpa all'arbitro quando perdi. Finale ha fatto una bellissima partita, ha dimostrato di saper stare in campo con i giovani che hanno tutti giovanissimi. Oggi credo che ci fosse anche il 2004 dall'inizio, perciò perché bisogna, è riduttivo dare la colpa all'arbitro. Io faccio i complimenti al finale perché è venuta qua e dopo i 20 minuti ha fatto una grossa partita, ma faccio i complimenti anche alla mia squadra perché fino al 95esimo, magari non in modo perfetto, ma ha tentato fino all'ultimo di ribaltare il risultato.